Buonasera, Anthony Di Stefano Live Sicilia. Un paio di settimane fa, anzi meno, 10 giorni fa, eravamo qui a commentare quella che era quegli ultimi 20-25 metri sui quali si doveva fare un po' di lavoro. Lei disse quella sera: beh, noi stiamo lavorando anche su questo, e mi sembra che le ultime due partite stiano dicendo questo. Quanto è soddisfatto, al di là del discorso legato al risultato, che poi è fondamentale, per carità? No, sicuramente sono soddisfatto. Come avevamo detto, dopo la partita col Foggia ci sono delle cose che si notano poi in partite di campionato e quindi poi si vanno a cercare di migliorare ed è quello che stiamo facendo anche in funzione poi delle caratteristiche poi dei giocatori che si ha a disposizione e quindi siamo contenti di quello, stiamo attaccando molto meglio la profondità. Ho anche la fortuna di avere dei giocatori che magari mi dicono cosa percepiscono dentro il campo e cosa magari può mancare, insieme lavoriamo. Io il lavoro dell'allenatore penso che sia un po' questo, comunicare con i ragazzi e cercare di capire quali possono essere le mancanze che possiamo avere, meglio di loro in campo non se ne accorge nessuno, quindi abbiamo cercato di prendere dei punti, di portarli avanti, ora dobbiamo continuare su questa strada. Sicuramente queste due partite devono averci alzato l'autostima, anche perché abbiamo affrontato con tanti giocatori diversi e bene o male il risultato è stato lo stesso, ma anche la qualità del gioco è stata discreta. Buonasera, Andrea Cataldo, La Sicilia. Tutto bene, forse si poteva migliorare gli ultimi 6 minuti di gara, visto che una squadra che 2-0 in casa, la partita sembrava quasi chiusa. Poi ve la siete riaperta, sì, quasi da soli. Sono pienamente d'accordo. È vero che magari la Dinetti aveva i crampi pesanti e abbiamo perso un centrocampista in quel momento che invece magari ne serviva uno, perché alcuni giocatori potevano essere in fatica, no? Perché per Lorenzini, che Maffei era uscito, comunque anche Deli la prima di 90 minuti, lo stesso Ladinetti. Sicuramente dovevamo palleggiare meglio, loro sono venuti a prenderci con tantissimi giocatori, ovviamente non avendo più niente da perdere, e quindi avevamo tanti spazi da poter attaccare e in quello sicuramente potevamo lavorare meglio. Anche questa è una cosa di esperienza, no? Magari la sensazione era di una partita chiusa e invece la realtà è che in questo gioco, soprattutto sul risultato di 2-0, che è uno dei più brutti, perché basta un gol per ridare entusiasmo e poi una punizione in area al 97esimo pareggia una partita che fino a quel momento non aveva senso, per cui è una cosa che meno male che è capitata, meno male anche che non abbiamo preso il 2-2, in modo tale che ci rendiamo conto che appena si abbassa un po' l'asticella dell'attenzione diventa pericoloso. Salve mister, Leonardo Zermo, La Sicilia.it. Le volevo chiedere un commento sulla prestazione di Bocic, che è apparso veramente un giocatore fondamentale in attacco per aprire la difesa avversaria e anche, abbiamo visto, per concludere l'azione, e se lo vede come un titolare in futuro. No, io non esistono, ma non è una frase fatta, è chiaro che c'è qualche giocatore che farà più partite, perché è normale che sia così. Però soprattutto sugli esterni abbiamo bisogno di avere tanta varietà, sia come caratteristiche ma soprattutto anche come condizione atletica. Milos aveva fatto benissimo anche domenica, eliminiamo quel momento di follia e oggi ha continuato a fare bene. Sono contento, è un ragazzo giovane ma con grandissime qualità e grandissima prospettiva. Per cui Non è che non lo reputo un titolare, abbiamo degli esterni importanti, ma adesso rientrerà Chiarella, abbiamo anche De Luca che ha avuto un piccolo fastidio e quindi non esisteranno in quel ruolo lì titolari precisi. Poi ripeto, è chiaro che non tutti sono uguali, qualcuno giocherà più partite, ma dobbiamo arrivare a un livello sia di squadra, di capire che fare 25 partite di alto livello aiuta tutti. Se ci basiamo solo su titolari e riserve non è una cosa che ci può portare lontano a lungo termine. Salve mister, Giovanni D'Antoni, Cityzone e Radio Amore. Volevo chiederle un parere su due suoi giocatori. Il primo è Maffei, che era il più giovane del gruppo, e le chiedo un parere sulla sua partita oggi, era la prima titolare in maglia rossa-azzurra, e poi oggi lei ha concesso 90 minuti a Deli e volevo sapere anche un suo commento sulla sua prestazione. Maffei ha fatto una grandissima partita, è la prima partita che fa, diciamo, dall'inizio nei professionisti. Io da ex giocatore, per l'età che ha, giocare a Catania oggi
c'era tantissima gente per una partita di Coppa Italia, quindi non è facile. Da un lato dice è bello giocare davanti a tanta gente, dall'altro se sei giovane un po' di timore te lo può dare. Invece ha avuto grandissima personalità, è un ragazzo che se lo merita perché sta lavorando dall'inizio della preparazione molto seriamente, ha alcune cose ovviamente che deve migliorare magari nella postura del corpo, ma oggi in quell'aspetto lì ha lavorato molto bene contro una squadra che attacca bene la profondità. Lui è stato molto bravo ed è una qualità che deve migliorare. Ha vicino a lui Antonio Mazzotta, che è un giocatore importante, con una carriera importante, che sta facendo un campionato importante, che gli può dare tanti insegnamenti e può prendere tanto dai giocatori. Questo lo dico perché io ho giocato e da ragazzo ho avuto la fortuna di giocare con giocatori forti e mi hanno insegnato molto. Per cui ha la fortuna di giocare in una squadra con tanti giocatori forti e importanti, deve assorbire il più possibile e si toglierà le sue soddisfazioni. E invece Deli è un giocatore che avete visto, ha una qualità immensa, lo stiamo mettendo dentro minuti. La partita aveva giocato contro il Foggia e dopo magari 50 minuti era iniziata a calare, oggi ha retto 80 minuti, poi magari è calato un po', vuol dire che ha messo dentro minuti dentro le gambe ed è un giocatore importante come Rocca, Zammarini, adesso anche Zanellato inizia a essere a disposizione. È lo stesso discorso per gli esterni, ci sono dei ruoli che comunque sono molto dispendiosi, ci sono dei ruoli che devono correre tanto e corrono tanto e quindi bisogna essere bravi nella gestione sia durante la gara che soprattutto nel periodo dove ci stiamo avvicinando, no? Perché dopo Latina abbiamo 5 partite in 2 settimane, se mettono recupero col Brindisi che ancora non abbiamo l'ufficialità, per cui più giocatori mettiamo in condizione più siamo numericamente pronti per affrontare quel periodo che sarà intenso mentalmente e fisicamente. Ma no, quello ormai ci siamo abituati, quello ormai partiamo da un palo a zero, che l'hanno preso anche loro oggi almeno. Sandro Gaglio, Gaglio Web, mister, al primo tempo il Catania ha convinto tantissimo, siamo andati nello spogliatoio sicuramente lasciando allegria nelle tribune. Lorenzini in difesa, mi è sembrato di aver visto un'altra difesa questa sera, c'è un altro modo di essere difesa del Catania. Ma sì, il primo tempo abbiamo fatto bene, potevamo fare un po' più ritmo senza la palla probabilmente, la mia sensazione, l'ho detto anche ai ragazzi, a loro non risulta, poi mi riguarderò la partita, potevamo essere un po' più aggressivi, sicuramente potevamo tenere un ritmo un po' più alto, però la qualità del gioco è stata buona, abbiamo avuto diverse occasioni, soprattutto nei primi 20-25 minuti. Per quanto riguarda Lorenzini, il discorso un po' degli esterni sono caratteristiche, è normale che magari Silvestri e Lorenzini sono difensori molto bravi nell'uno contro uno, ma rischiano, ogni tanto si possono abbassare un po' di più insieme perché tendono a dare più letture che magari aggressione per caratteristiche, anche se il terzo gol di domenica Tommy è andato in aggressione in avanti molto bene. Considerate che Lorenzini è la prima partita che faceva in campo grande perché comunque nelle amichevoli abbiamo fatto partite con squadre che magari tendevamo a stare più nella loro metà campo e non è facile giocare con le misure del campo perché sembra tutto scontato ma poi in realtà quando si sta fermi per un po' è dura trovare le misure. Più è andata avanti la partita più l'ho visto sicuro nella posizione, più l'ho visto sicuro anche nello stare alto. Abbiamo fatto una buona gara difensiva, dispiace quei 10 minuti finali che poi ci ha anche costato gol. È sempre meglio cercare di... Io sono uno che non è che dice che bisogna prendere gol, però se si può non prendere è meglio, così almeno dà anche fiducia in quell'aspetto. Buonasera mister, Marco Massimino Cocuzza di Catanista. Le chiedo a che punto è arrivato il progetto tecnico-tattico di Luca Tabbiani sulla panchina del Catania, cioè a che punto è la squadra e quanto è lontana dal vederla come effettivamente la vorrebbe lei al 100%? Questa domanda avevo mezzo già risposto quando avevamo perso col Foggia. La squadra, al di là di Monopoli, dove abbiamo sbagliato tanto, e io per primo perché le uscite senza la palla non si sono poi rivelate giuste e le abbiamo aggiustate nel corso della gara, quindi è stata una partita storta che nel campionato si può incontrare.
tante cose le stiamo facendo bene, aggrediamo bene in avanti, riaggrediamo bene. Oggi magari in alcuni frangenti potevamo riaggredire, invece siamo tornati indietro, però questa fase qua la facciamo bene, con la palla iniziamo ad avere un po' di fluidità, abbiamo messo dentro attacchi della profondità. È un lavoro, io non so a che punto sia, sono contento di quello che fanno i ragazzi, sono contento dell'atteggiamento che hanno dentro la partita e sono contento dell'atteggiamento che hanno durante la settimana. Quindi sicuramente di solito più si va avanti più si migliora. Ci saranno poi dei momenti nell'arco della stagione che si starà un po' meno bene fisicamente, le cose riusciranno bene, ma se ci creiamo una nostra identità nei momenti difficili riusciamo poi ad appoggiarci a quella. Per cui io non lo so la percentuale, io sono contento, sicuramente abbiamo delle cose da migliorare che impariamo poi ogni post gara. Mi fate delle osservazioni anche corrette, oggi è venuto fuori la gestione del vantaggio del 2-0 che già col Picerno potevamo gestire un po' meglio sull'1-0, poi dopo invece lì il 2-0 l'aveva gestita bene, l'altra volta si era parlato di attacco della profondità. Ogni partita dà delle indicazioni a voi che scrivete, ma anche a noi che alleniamo e a loro che giocano, e quindi cerchiamo di mettere sempre pezzo dopo pezzo e per diventare sempre più competitivi. Buonasera mister, Rosario Cardillo, Sicrepress. Le volevo chiedere se a suo avviso nei minuti finali c'è stato più un calo fisico o un calo di attenzione, appunto parlava di gestione del vantaggio. Devo tirare la monetina, nel senso che di solito le due cose si compensano. Io penso più a un aspetto mentale, perché fondamentalmente fisicamente se manca 10 minuti e devi reggere l'urto hai la forza morale di reggerlo. Probabilmente la sensazione in campo era quella di una partita che stava andando via abbastanza facile e quindi abbiamo fatto quella corsa in meno. Il campo diventa un po' più grande, abbiamo perso in quei 10 minuti la Dinetti che aveva i crampi e rischiare di farsi male non avrebbe avuto senso, e quindi eravamo anche uno in meno. Probabilmente avremmo dovuto stringere un po' di più e cercare di tenere una palla piuttosto che un fallo, invece magari la sensazione era quella di risultato acquisito e mentalmente siamo un po' andati giù. Poi è anche vero che la Dinetti aveva i crampi, comunque Deli abbiamo detto ha fatto 80 minuti di alto livello, Lorenzini era la prima partita, anche Boa era la prima partita di 90 minuti, anche se ha una struttura, una fisicità importante, quindi può anche essere un po' un calo fisico. Entrambe le cose, di solito è così. Grazie. Buonasera mister, Simone Vicino, City Zone, il quotidiano di Sicilia. Chiedo intanto della gestione delle rotazioni, se è andato tutto come previsto, no? Perché abbiamo notato al 60° l'avvicendamento Rocca-Zammarini, gli ultimi 20 minuti per Chirico e Di Carmine, immagino insomma questo fosse nei suoi programmi. Poi le chiedo, queste ultime due vittorie, secondo lei in cosa, se secondo lei in qualcosa il Catania è diverso rispetto alle precedenti partite, se è cambiato solo il risultato o se invece hanno dato qualcosa di diverso anche nella prestazione? Grazie. Grazie a te. Nella gestione della gara più o meno avevamo fatto queste considerazioni, magari chi non aveva giocato ancora 90 minuti di fargli fare 90 minuti e altri fare uno spezzone ai ragazzi che avevano giocato domenica, quindi è venuto un po' tutto come volevamo. Per quanto riguarda la seconda domanda, io sostengo che partite come Crotone e Foggia, che sono le due sconfitte, sono state partite positive, dove però all'interno di quelle partite ci sono stati degli errori che non dobbiamo andare a ricommettere, no? Che ovviamente ci sono stati. È chiaro che più avanti andiamo, più mettiamo dentro dei piccoli dettagli, perché un conto è parlare di una prestazione del collettivo e a mio modo di vedere entrambe le sconfitte comunque sono state partite fatte in un determinato modo e anche in maniera positiva. Poi dentro questo collettivo ci sono dei dettagli che può essere magari uno stop in un determinato modo piuttosto che una soluzione ricercata anziché un'altra, che volta dopo volta che giochi vai ad analizzare con i ragazzi e la volta dopo riesci a lavorare. Ho la fortuna di allenare una squadra che basta dirgli le cose una volta e loro lo recepiscono, e in più ho anche la fortuna di avere una squadra che riconosce determinate cose dentro la gara e magari a me dopo la partita mi dice abbiamo notato questa cosa che può venire oppure in questo abbiamo avuto difficoltà. Questo è come voglio interpretare io il rapporto con loro, e loro lo stanno facendo bene perché avendo giocatori che hanno esperienza, che hanno qualità e che hanno un passato importante mi aiutano tanto in questa gestione e io devo cercare le soluzioni, ma insieme cerchiamo sempre la soluzione per cui sicuramente
se andiamo ad analizzare la prestazione, anche col Foggia è stata un'ottima prestazione, io lo continuo a ripetere perché devo far capire la differenza tra la prestazione positiva e quella negativa, no? Monopoli e Foggia, ci prendiamo queste due come esempio. Dentro quella prestazione abbiamo notato che qualche errore l'abbiamo fatto e cerchiamo sempre di andare a correggere quegli errori, per dire col Foggia è stato, abbiamo attaccato un po' poco la profondità anche se la partita richiedeva determinate cose, e quindi stiamo continuando a crescere, ma non è un tempo, una percentuale, è proprio una questione che tutte le squadre che lavorano cercano di mettere sempre dentro un pezzo per volta. Tutti vorremmo avere un appartamento nell'immediato, noi dobbiamo costruircelo e sicuramente stiamo facendo dei passi avanti proprio perché ho la fortuna di allenare dei ragazzi che sono veramente tanto recettivi.